Casi in discesa, ricoveri pure, anche se purtroppo si registrano nuovi decessi. Il Covid in Abruzzo nel nuovo report settimanale sembra dare un po' di respiro. Il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio, Liborio Stupia, spiega perché non c'è stato l'effetto temuto del picco post Natale e Capodanno e dà informazioni sulla nuova variante Kraken. In realtà è anche vero che non c'è stato, perché comunque si partiva da una base di contagi comunque alta. I picchi ci sono se si parte da una base di contagi bassa e quando si ha un loro aumento. Abbiamo ancora purtroppo un dato invece non buono, che è quello delle mortalità, che continuano a essere insomma un numero abbastanza importante. Però noi sappiamo anche che l'andamento di questi tre dati, cioè l'infezione, i ricoveri e la mortalità, si muove in un modo particolare, cioè quando aumentano i morti incominciano a scendere le infezioni e via dicendo. Si chiama Kraken, come un mostro marino, ma cosa sappiamo di questa variante? Penso che ormai di varianti che escono fuori abbiamo visto la Grifon, abbiamo visto la Cerberus. Però quello che è cambiato come scenario, mentre fino a dicembre dell'anno scorso le nuove varianti che arrivavano soppiantavano le vecchie, qui ancora si manifestano a spot, ma l'Omicron 5 è quella che regge di più. Adesso questa settimana a livello nazionale c'è la survey, quindi vedremo se in Italia e anche in Abruzzo ci sono casi di Kraken. In ogni caso, se si manifesterà, potrà essere un po' più infettiva, ma è nella natura del virus non creare varianti più letali, perché una variante letale fa estinguere il virus stesso, quindi non è un meccanismo conveniente per il virus. Gli attuali vaccini sono in grado di proteggere da questa variante? Sì, quelli nuovi sì, perché sono comunque costruiti su Omicron e quindi comunque tutte queste varianti che vediamo sono comunque dei sottotipi di Omicron, quindi danno una sufficiente copertura. E anzi, l'invito comunque a vaccinarsi, in particolare per gli over 65 e per i fragili, c'è, perché quello è un aspetto un po' preoccupante. È caduta molto l'attenzione sui vaccini e invece ricordiamo che sono proprio i vaccini che ci hanno salvato lo scorso anno. Il professore invita però a una minima attenzione, anche se sono caduti gli obblighi. Niente da vergognarsi se ci si mette la mascherina quando si va al supermercato. Non è un obbligo, ma tanto eravamo abituati a portarla sempre, quindi metterla in alcune circostanze non penso che sia poi questo gran sacrificio. Si fa il punto sui tamponi. Allora, questo forse è l'aspetto un po' più critico, nel senso il numero di tamponi molecolari è sceso moltissimo. E purtroppo è salito moltissimo il numero dei tamponi fatti a casa. Ora, il problema dei tamponi fatti a casa è duplice: primo, sono poco affidabili; secondo, anche in caso di positività il soggetto che fa il tampone non carica i dati sulle piattaforme. Quindi, mentre noi fino a un certo punto avevamo un controllo capillare dell'infezione, adesso non ce l'abbiamo più. Insomma, noi siamo passati dall'anno scorso a dicembre, siamo arrivati a 3.600 tamponi al giorno, adesso siamo sui 200-300. Quindi è ovvio che i numeri che diamo adesso sono di un campione di tutta la situazione, non possono essere precisi.